Lavorare con un maestro come Pupi Avati per noi studenti ed ex studenti IULM è stato un privilegio incredibile. Trovarsi a dover appunto raccontare il maestro con una troupe ridotta ha creato un clima di forte intimità e anche di forte fiducia, una fiducia reciproca che ci ha portato appunto a girare delle scene sia a Bologna che a Roma. Il maestro ci ha regalato dei suoi racconti ed è stato molto generoso. Pensate che si è fidato talmente tanto di noi che ci ha regalato una sera un voice-over di mezz'ora. Quindi montare delle scene, poter mettere un voice-over così intenso è stato veramente importante anche per il racconto filmico, che poi è stato accompagnato anche da tanto, tanto archivio. La lavorazione di questo film, per me che l'ho iniziato quando ero ancora studentessa dell'Università IULM, è stata a dir poco incredibile. Non mi aspettavo quando ero studentessa, quando mi sono iscritta a questo Ateneo, di poter nel giro di 2 anni girare un film su e con Pupi Avati, e questo non è nemmeno un desiderio che si avvera, non me l'aspettavo proprio. Per quanto riguarda il maestro, è stato un autodirettore, un autoregista fondamentalmente, soprattutto nei contenuti. Per quanto riguarda invece le camere, l'audio, la gestione del montaggio, ha lasciato totalmente carta bianca a me e Nicola, permettendoci di fatto di esplorare il genere documentario, in questo caso declinato nella forma della biografia. Questa esperienza di essere in qualche modo accompagnato attraverso un percorso che io ho indicato, ma insomma che aveva a che fare con la mia vicenda umana, dalla remota Sasso Marconi, dove ho trascorso i primi anni della mia adolescenza, fino a casa, a Roma, a Cinecittà, insomma, nei luoghi dove è accaduto quello che riguarda la mia vita e che mi è parso più significativo, ecco, ha fatto sì probabilmente che si sia stabilito fra me e questi giovani autori un rapporto di fiducia reciproca che ha permesso un livello di sincerità che io stesso non avevo previsto, tant'è vero che quando mi sono trovato a vedere questo film ho scoperto che avevo detto delle cose che pensavo ma che non mi ero mai trovato a dire, e quindi questo è il merito che va riconosciuto sicuramente. La capacità maieutica di questi ragazzi è assolutamente apprezzabile.